Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel piccolo refettorio antico dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi, come vedete, questo indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare le vostre email, i vostri racconti, le vostre storie. Ecco, come ha fatto ad esempio Daniela, che ci ha raccontato la sua storia proprio a questo indirizzo di posta elettronica, e vogliamo condividere la sua testimonianza straordinaria. Daniela Raspollini, che racconta che la sua vita è stata veramente salvata da Padre Pio. Lavora a Pistoia e ha avuto la grazia di conoscere i padri cappuccini, quindi conoscere Padre Lorenzo, che è diventato la sua guida spirituale durante un periodo molto difficile della sua vita, caratterizzata da un matrimonio violento. Padre Lorenzo le dà un libro sulla figura di Padre Pio e Daniela inizia a scoprire, ad amare questo santo frate cappuccino per il suo grande amore verso Gesù. Ma chiaramente siamo nel 93. Quindi Padre Pio era ancora un frate servo di Dio, frate cappuccino servo di Dio. Il 4 dicembre del 1994 Daniela vive un'esperienza drammatica. Il suo cuore si ferma a causa di una aritmia letale maligna e le scrive: intervenne subito il medico di guardia della Misericordia vicino a casa mia. Il medico, scioccato nel vedere una giovane donna morta, inizia le manovre di rianimazione. Dopo vari tentativi, lei scrive: mi dette una forte scossa e faticosamente il mio cuore ricominciò a battere. Daniela tiene a precisare che il medico non credente conferma più volte che si è trattato di un vero miracolo, il suo risvegliarsi. Quel giorno Daniela aveva proprio quel libro che parlava di Padre Pio, lo aveva sul petto, il libro regalato da Padre Lorenzo. E ora una reliquia per lei, una reliquia di salvezza che conserva gelosamente. In seguito a questo evento, dopo numerosi esami, le viene diagnosticata una malattia rara, la sindrome del QT lungo, una mutazione genetica che provoca aritmie maligne letali. Daniela deve operarsi ogni 5 anni per inserire un nuovo pacemaker. E Daniela termina il suo racconto scrivendo: il mio cuore si è fermato, ma grazie a Padre Pio io sono salva.